Ma bella a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovissimo video. Allora, in questo video è davvero davvero speciale, quindi arriviamo a minimo 30 like. Mi serve il vostro supporto. Stiamo facendo tantissime visualizzazioni, per questo vi ringrazio. Esattamente qua, no, esattamente no, quasi un anno fa questo video, perché il video è identico, ha fatto il record del mio canale. Adesso siamo a 165.000 visualizzazioni. Per questa cosa vi ringrazio davvero tantissimo. Ho visto che questo video durerà già tanto, non voglio perdermi su queste cose qua e farvi vedere subito il contenuto, anche se voi dal titolo l'avrete già capito. Ci vediamo subito. Ecco qua. Adrenaline XL, la nuova collezione è serie che già l'anno scorso avevo portato, quest'anno la voglio riportare anche Calciatori Panini. Spero anche l'anno prossimo di riportarla. Non vedo l'ora di aprire questo qua. Questo, soprattutto questo. Passiamo a questo, però prima vi devo dire una cosa. Questo qua, questo video è normale. C'è un video normale, però vi dico già che nei prossimi video, con i pacchetti di figurine, faremo delle sfide che potete propormi voi qua sotto i commenti, oppure ho già io qualche idea. Intanto però passiamo qua. Voglio prendere subito apriamo il Official Training Cards. Possiamo aprire anche già da qua, che così quasi fatto qua. Per fortuna che non ho rotto niente. Ok, adesso qua posso tirarlo fuori. Qua, allora, la grafica, qua ci sono delle carte, i tipi di carta che ci sono. Ho detto le squadre e vado un po', andremo ad sfogliarlo, io con calma, e poi vi dico io un po', vi faccio vedere qualche immagine. Grazie, visto un po', è davvero molto interessante. Ci sono, vi leggo un po' le carte che sono le basi, le carte base, che sono 360, poi ci sono le coppie imbattibili, in totale sono 20. Poi ci sono gli idoli, questi qua, vabbè, lo sappiamo. Ah, comunque, volevo dire che io ho fatto per 3 anni la collezione Adrenaline, una quando dovevo ancora aprire il canale. Poi c'è gli idoli, sì, che sono, quanti sono gli idoli? 36 cards. Poi i muri d'acciaio, che se non sbaglio dovrebbero essere 4 come l'anno scorso, boh, non lo so, però dovrebbero essere 4. Poi i guanti d'oro stavolta 5, questa volta ce ne sono 5. L'anno scorso ce n'erano 8 o 9, se non sbaglio. E il super draft, gente che ha meno di 24 anni. Iron Man, che non so che cosa sono gli Iron Man. Ok. Gli supereroi, un gioco online. Poi ci sono le stelle, che sono 21. Ovviamente c'è la carta invincibile. I top player qua, che sono 1, 2, 3, 4, 5, come l'anno scorso ce ne sono 5. Poi non so, credo che uscirà anche uno plus dei top player. Poi qua fanno vedere il giocatore più forte per ogni squadra. Ok, qua poi c'è una specie di checklist e niente. Ok, adesso è arrivato il momento più importante, ovvero di aprire questo qua. Questo il Mega pack di lancio, ovviamente tutto a soli 8 euro, per fortuna non hanno alzato costi né niente. Qua invece è molto più facile da aprire, sto scatolone lo possiamo anche mettere qua. Ok, intanto questo qua lo andiamo subito ad aprire, speriamo. Sono proprio curioso. Allora, tiriamo fuori prima di tutto questo. Adrenaline calciatori, allora, avevo già pensato a questa sfida e che adesso ve la dico subito,
sarà molto, be molto bella secondo me. E questa qua, questa sfida sarà per tutti i video di Adrenaline. Ovvero, noi dovremmo completare tutti i giocatori che sono in copertina, ovvero il Papu Gomez, Giovanni Simeone, Mauro Icardi, Ciro Immobile, Alessio Romagnoli, Simone Verdi, Cristiano Ronaldo ed Edin Dzeko. Tutti questi giocatori li dovremmo trovare. Poi, ovviamente, come l'anno scorso, c'è il solito, diciamo, campo. E niente. Poi passiamo subito qua all'album, che voglio vedere com'è. Poi vabbè, qua c'è. Che bella la checklist. Tascabile, lo posso. Qua tarà, perfetto. Mi piace molto la checklist. Tutti. Qua poi ti dicono anche dove puoi trovare i top, sì, top limited edition. Quindi qua. Qua ci saranno verdi. Allora, siamo stati già fortunati perché qua, ditemi voi se a questo punto lo dobbiamo contare perché come limited edition c'è Verdi, quindi scrivetemi qua sotto nei commenti se Verdi lo possiamo contare come giocatore della copertina. Ok, va bene, qua ovviamente solito bel raccoglitore, anche qua una bella checklist. I muri d'acciaio sono 4, avevo ragione, i supereroi sono 3. Ah no, no, scusa, scusatemi, non sono 3. Sono 3, 6, 9. In tutto sono 9 muri d'acciaio. Davvero molto bella questa collezione. A me piace moltissimo. E porterò il video, ditemi voi, credo 2 o 3 video a settimana di Adrenaline, in cui aprirò in ogni video 5 pacchetti. In questo primo video aprirò solo 4 pacchetti. Questi qua che ti danno all'interno, che sono non ho letto. Questa busta contiene il super raccoglitore, che è questo qua, 4 bustine con 24 carte, il campo da gioco e la checklist tascabile, 2 card esclusive limited edition. Ok, e Limited Edition ovviamente si troveranno come ogni anno nella rivista Bomber, in cui ti daranno anche 2 pacchetti. L'anno scorso non l'ho preso perché non ce l'avevano, però quest'anno spero che ce l'abbiano. Ok, allora adesso passo subito alle 2 Limited Edition. Qua, eccole qua. Dove sono? Ecco qua. Le bellissime 2 limited edition. Allora abbiamo Simone Verdi del Napoli con 91 di attacco, 93 di centrocampo e 79 in difesa, con un totale di 263. Oh, cosa è successo? Spero che non sia successo niente perché. Scusatemi, ma la mia fotocamera stanno succedendo dei bug. Tipo, avevo messo verdi così, l'ho tolto ed è rimasta l'immagine che avevo verdi così. Non so perché, spero per la copertina, però vabbè. Poi abbiamo qua Kolarov. Speriamo che non mi abbia fatto niente la registrazione. È successo di nuovo, aiuto. Kolarov, Alexander Kolarov con 82 d'attacco, 88 centrocampo, 93 in difesa, 263. Anche lui come Simone Verdi. Ok, arrivati a questo punto, apriamo le nostre 4 bustine. Eccole qua. Davvero molto belle. Molto, molto belle. E sai qual è la cosa bella? Sapete qual è la cosa bella? Che in queste. Il nome. Nei giocatori che hanno messo sulla busta non c'è Cristiano Ronaldo. Vabbè, qua troviamo Giaccherini, Kevin Prince Boateng, Simone Verdi, Alessio Romagnoli, Simeone, Quai Cardi, Pandev. Questo qua non lo conosco. Immobili, Belotti. Qua Mandragora, Dzeko, Quagliarella, Ciciretti. E non so come si chiami l'altro, vabbè, non importa, ve le faccio vedere.
Andiamo ad aprire subito la prima, il mio primo pacchetto di quest'anno. Allora, adesso non so come fare. Ok. Adesso dovrei fare così, non sto guardando. Uno, due. Dovrebbe essere questo qua, diciamo, il trick. Sì, se non sbaglio ho fatto giusto. Ok. Troviamo subito il Pipita Higuaín. Come partire al meglio? Perin, portiere della Juve, buon portiere davvero. Poi perché Musa Barrow, un giovane molto promettente. Poi Giuseppe Pezzella, difensore dell'Udinese. Ok, adesso qua c'è la carta girata, adesso vi faccio vedere questa che è. Vabbè, intanto vi faccio vedere l'idolo. L'idolo è Rodrigo Palacio. Ci sta, ci sta. E poi supereroi, linea blu cerchiata. Vabbè, buono, buono, veramente molto buono. Ok. Non ho trovato nessuno che era in copertina. Potevano mettere Higuaín, però vabbè. Che dovrebbe essere il solito. Ok, la carta così dovrebbe essere stavolta. Sì, è giusto, però lasciatemi girare questi. Ok, non ho visto il giocatore, però ho visto solo qualcosa d'oro di sfondo. Rafael, portiere del Cagliari. Poi troviamo Veseli, difensore dell'Empoli, Ivan Marcano, Roma, Crisetting, ex Cagliari se non sbaglio, poi troviamo Super Draft, Rolando Mandragola e un altro idolo, Manuel Pasquale. Va bene, non mi lamento per questo inizio, non mi lamento. Andiamo col prossimo pacchetto. Ok, allora, adesso devo solo girarle qua. Allora, uno, due, tac. Copia imbattibile. Ho visto solo che c'è una copia imbattibile. Vabbè, allora proverò a non guardare i giocatori. Direi che ce l'ho fatta anche. Non ho visto i giocatori importanti. Ok. Non ho visto i giocatori importanti, però vabbè. Per fortuna. De Maio. Poi Silvestri. De Silvestri. Pasquale. Credo che. Ah no, ce l'avevo idolo Pasquale, scusate. Lico Gian, non lo conosco, scusa. Buono Caldara Super Draft. E poi coppia imbattibile la Padula Medeiros. Non lo conosco. Ok, andiamo con l'ultimo pacchetto. Poteva andarci meglio. Poi dipende anche cosa troviamo in questo pacchetto perché. Se troviamo un Mertens, un Ronaldo, non mi lamento. Anche un buon Insigne. Ok. Allora, cos'è sta roba qua? Sì, certo, giocare è facile. Trick è questo, ok? Sì, mi è venuto. Perica. Versalico. De Cruz, Rodriguez e poi troviamo Lulic idolo e coppia imbattibile Szczęsny Perin. Va bene, allora devo concludere la registrazione perché sennò il video mi viene troppo lungo.